Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della vita. What a wonderful life. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore, Nicola Ferrari. Per chi non ti conosce, la prima domanda è la cosa più semplice, forse ancora più complessa. Per chi non ti conosce, come lo descriveresti? Chi è Nicola Ferrari? Mi descriverei come una persona molto amante della musica e una persona che... Insomma, diciamo che la mia avventura musicale comincia tanti anni fa, quando ero ancora un ragazzino. E praticamente la passione per la musica mi venne all'incirca quando avevo 11 anni, 12 anni, ecco, perché avevo degli amici che mi fecero sentire alcuni dischi, che mi fecero, tra virgolette, impazzire, perché io non venendo da una famiglia che di musicisti, nessuno aveva fatto il musicista, nessuno era un appassionato di musica, non conoscevo tanto della musica. Quindi questo incontro con questi due miei amici che ho conosciuto a scuola, che mi fecero conoscere questa musica di alcune band, tipo ai tempi mi ricordo erano molto popolari Green Day, Oasis, gente così. E allora lì è cominciato la mia passione per la musica, sono andato molto a documentarmi, a ascoltare i brani, ma ho cominciato a riascoltarmi anche tutti i brani dagli anni 70 fino al presente. Quindi ai tempi c'era da parte mia la voglia di formare una band, provare a formare una band con i miei compagni. E alla fine questa cosa si è concretizzata e con questa band abbiamo fatto. Questa band alla fine aveva preso piede molto bene, eravamo diventati abbastanza famosi a livello locale. All'inizio facevamo tante cover e poi dopo è maturato in me il desiderio anche di scrivere la musica, di comporre. Quindi io sono rimasto con questa band una decina di anni. Dopo questa band si è sciolta perché, insomma, non tutti volevano continuare, non avevano tutti la mia passione. Quindi alla fine io sono andato avanti per la mia strada, ho formato un'altra band. Poi, nonostante avessi formato una seconda band, anche con la seconda band l'esperienza è poi finita perché sempre per lo stesso motivo della prima. Quindi a un certo punto ho detto: va bene, adesso io mi voglio mettere metto in gioco come artista solista, dato che ho sempre scritto io tutti i brani, la musica e i testi. Quindi oggi io sono un artista solista che, insomma, sto registrando un mio album che uscirà a gennaio, di cui ad oggi presento da te il quarto singolo estratto da questo album. Niente, spero che vi piaccia, spero che piaccia ai nostri ascoltatori, ai vostri ascoltatori. Allora, appunto, parliamo intanto dell'ultimo singolo, Forever There, per sempre lì. Comunque vada, quando nasce questo brano, la cosa trae ispirazione, come poi si sviluppa per poter ottenere poi questo risultato che tutti ascoltano? Allora, questo brano, in verità, comincia, cioè sì, questo brano risale a
ad alcuni anni fa, non è un brano che ho composto, ultimamente. L'avevo, diciamo, nel cassetto, quindi ho deciso di tirarlo fuori, perché era un brano che per me significava molto, essendo stato ispirato da una vicenda personale. Alla fine avevo ritirato fuori questo brano. Abbiamo deciso appunto di selezionarlo come brano facente parte di questo disco che stiamo producendo adesso con il mio arrangiatore Francesco Mignoni e il mio produttore Giovanni Germanelli. E poi questo brano chiaramente è stato musicato, è stato arrangiato, e poi oggi abbiamo la versione completa del brano, che è insomma quella che presento qui nella tua radio. E invece questo prende, precede l'altro brano che era Stelle Cadenti, mi pare, Falling Stella Star, Cadente, sì. Falling Star. Quindi questi brani un pochettino, possiamo dire che questo album un po' non è un concept, però un pochettino sono legati tra di loro, andranno a essere legati comunque un pochettino nell'obiettivo che poi si pongono nel raggiungere nei loro testi o comunque nella loro composizione. Assolutamente sì, è giusto. Si può dire assolutamente questa cosa, certo. E invece nella tua composizione dei brani riesci a essere più longevo, oppure tu, visto che scrivi in inglese, essere un po' più sintetico, cioè dare un pochettino la possibilità a chi ascolta un po' di interpretare, oppure sei proprio ben descrittivo che comunque non dà lascia nessuna No, interpretazione? assolutamente, invece io lascio molto spazio all'interpretazione, mi piace, secondo me è importante che ognuno nelle canzoni, nella musica possa trovare qualcosa di diverso. No, assolutamente. Non mi piace essere troppo conciso, lasciare una parte interpretativa è sempre importante per me, sì. Nella copertina di questo brano, l'ultimo che presenti, un pochettino, cioè, sei un po' effettivamente, come dicevi, ascoltato tanta musica retro, che in fondo il tuo look tende un pochettino a riportare quel genere, e nonostante i colori, in alcuni casi non. Beh, diciamo che il mio look, insomma, il mio look è molto personale, nel senso non è una grande ispirazione da parte di qualcuno. È un look, cioè così è come sono io normalmente. Non cerco di rievocare qualcosa. Vedere suonare al vivo le emozioni che si provano a suonare al vivo, perché visto che hai suonato comunque tante cose, tanto dal vivo, qual è la sensazione che si prova salendo sul palco? In fondo, quando si apre la quarta platea, c'è un pubblico inizialmente silenzioso, ma poi comunque, nonostante concentrato, senti l'energia che sale dal palco, che poi tu ritrasmetti a loro. Sì, è una festa salire ogni concerto, è un po' una festa, bello, bisogna goderselo, è un momento bello sia per chi lo fa che per chi lo ascolta, un momento di condivisione molto importante. Quindi sì, è il momento migliore in un musicista, per un E musicista, per me. invece quello, poi scendendo al parco, incontri le persone, vedere i loro occhi, vedere più che le loro parole, vedere il loro aspetto, cioè nella sensazione emozionale che loro esprimono con lo sguardo, con gli atteggiamenti che ti esprimono, quella di ho capito, mi è piaciuto, oppure ti dicono qualche frase della tua canzone che un pochettino non neanche ti aspetti che ti dicano quelle frasi. Quale sensazione provi in quel caso? Ma dipende, quando incontro le altre persone vedo che sostanzialmente può capitare che mi chiedano del brano, ma soprattutto mi dicono quello che hanno provato durante l'esecuzione del brano dal vivo, se li ha emozionati oppure li ha colpiti oppure no, diciamo, questo è quello che mi viene detto. È un Torniamo giudizio globale, un po' quello che dà il pubblico. sul fatto che tu mi hai detto che hai iniziato con le cover.
In fondo la cover, fare le cover band è un pochettino come una coperta di Linus, di Quando si può. protezione, un po' di protezione, però fare il salto da cover a tuoi brani è stato facile oppure comunque ci hai pensato? Cioè, è stata una riflessione molto complessa, ma poi alla fine è stata sicuramente la scelta più giusta? No, non è stato, non è stata una scelta difficile. Io lo volevo fare e ero convinto. Non mi piace, cioè, nel senso, non avrei. Non potrei pensare di fare il musicista e fare soltanto cover di altri. Bisogna, cioè, almeno per me, un musicista si deve mettere anche in gioco. Invece un'altra curiosità, c'è qualche artista in fondo che involontariamente, perché sai, uno ascolta, si è prima fan e poi si, che ti Certissimi, porti un po' certo. dietro, che ti porti dietro anche Ma involontariamente certo. nel modo di lavorare. No, tantissimi, tantissimi artisti. Cioè, certo, l'ispirazione c'è da parte di tutti, eh. Cioè, insomma, ovviamente. Gruppi che sono nel mio cuore, il gruppo Oasis, Green Day, gruppi anni 90, quasi tutti. Tutta la scena Britpop, la scena grunge, la scena rock degli anni 70, tantissimo. Anche il punk rock è un band che è una cosa che mi ha molto influenzato. Però la musica è bella tutta, insomma, diciamo che l'ispirazione può venire, sì, viene sicuramente da altri brani, ma viene anche da qualcosa che hai dentro tu. Invece c'è nella tu parti con abbiamo sentito il rock, comunque il rock classico, ma nella stesura del nuovo disco, del disco che uscirà, ci sarà un'influenza di altri generi oppure tenterai a mantenere su quella stessa linea e rappresentarlo un pochettino solo quel genere? No, no, cioè, insomma, diciamo che il genere è chiaramente un artista sceglie il genere che fa, il genere poi è quello alla fine. Però, insomma, i brani spero che siano abbastanza variati, spero che siano abbastanza anche equilibrati, ecco, insomma, che ci sia un po' di brani veloci, un po' di brani lenti, un po' di brani che, insomma, alcune ballad o alcuni pezzi rock più, insomma, un po' più animati, diciamo, ecco. Da questo punto viene la domanda retro. Questo disco che uscirà sarà in formato soltanto digitale No, oppure no, o sarà anche in formato fisico? anche fisico. Vinili, CD, assolutamente. La piattaforma digitale come Spotify, Apple Music possono essere un vantaggio, ma anche un rischio perché si possono perdere nelle miriadi delle musiche Ah, che girano oppure. ovvio. Quanto è vantaggioso e quanto è meno vantaggioso Non lo per. so, è una domanda molto difficile. Non so rispondere, sinceramente. Cioè, nel senso, bisogna vedere, te lo dirò forse tra un anno o tra 6 mesi, quando saranno uscite, che vedremo come saranno andate. Però chiaramente può essere tutte e due, o uno svantaggio o un vantaggio. Chiaramente rispetto a una volta, quando c'è, se torniamo indietro di 20 o 30 anni, sicuramente quella tecnologia che è arrivata ha dato moltissima. Ha dato, diciamo, la possibilità un po' a tutti di fare la musica, non solo a chi veniva prodotto dalle case discografiche. Quindi probabilmente è più difficile, secondo me è più difficile, però non lo so. Qual è il tuo rapporto con i social? Social abbiamo, certo, ovviamente sono fondamentali. Al giorno d'oggi abbiamo Facebook, TikTok e Instagram e dove sono chiaramente sempre aggiornati con tutto quello che facciamo, insomma, quello che viene pubblicato, quello che, insomma, i concerti, promozioni, video, nuove uscite. Quindi l'indirizzo è sempre lo stesso, quindi nicolaferrari.music, e lì si trova, insomma, tutto, diciamo, sui social, come è giusto che sia, perché al giorno d'oggi sono fondamentali. Allora, Nando, noi ti ringraziamo di essere stato ospite. Grazie. Ci diamo appuntamento a questo punto a gennaio per la presentazione, a gennaio-febbraio, per la presentazione del disco intero. Così ci renderai partecipi
questa grande avventura che è il disco. E a questo punto ci mancano, mi metto, i social che già tu hai citato e i saluti finali. Va bene, d'accordo. Allora, grazie a tutti. Io sono Nicola Ferrari. Vi auguro a tutti una buona giornata e una buona musica. Il mio singolo che ascolterete adesso si chiama Forever There. Spero che vi piaccia. Grazie di avermi ospitato nel vostro programma e un saluto a tutti. Piceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della. Wow!